Il calcio d'inizio di Paganese Pavia è preceduto dal toccante minuto di silenzio alla memoria del caporalmaggiore Matteo Miotto, deceduto in Afghanistan, e dell'ex commissario tecnico della nazionale Enzo Berzotto. In campo Capuano lancia 5 degli 8 nuovi acquisti nell'11 di partenza, ovvero Imparato, Urbano, Gatti, Cortese e Radi. Sulla sponda pavese, mister Andrissi deve rinunciare allo squalificato Guadalupi, all'attaccante del Sante. L'avvio è propositivo per gli azzurro-stellati. All'ottavo, punizione di Radi, ribatte la barriera, il pallone però si impantana nell'area, il più lesto è torto, riaggirarsi, Facchin distinto, devia di piede. Al 27esimo ancora Paganese sugli scudi, sui calci piazzati, c'è sempre lui, Alessandro Radi, la botta è centrale, blocca Facchin. Da un calcio di punizione a metà strada, il portiere Facchin deve trovare la via dell'angolo per evitare guai sulla punizione battuta da Urbano. Al 36esimo Gatti illumina Triarico, dal fondo però Tortori non aggancia in pienaria. Il tempo, tutto appannaggio della Paganese, si chiude con un'altra occasione. Al 40esimo schema su angolo di Radi, serve Imparato che chiama in causa Vicidomini, che restituisce palla a Radi, cross al centro sulla botta di Triarico, però deve ancora in angolo Facchin. Il tempo si chiude dunque tra gli applausi del pubblico per una convincente Paganese. La ripresa si apre con la prima conclusione nello specchio della porta della formazione ospite. Al settimo è Ferretti a tentare la botta, il sinistro però è bloccato da Ginestra. Riparte a macinare il gioco la Paganese, al nono angolo di Vicidomini sul secondo palo, sponda di Fusco, Imparato in mezza rovesciata, non trova lo specchio. Un minuto dopo, doppio cambio fuori Gatti e Triarico, dentro Lepore e Liccardo, con questi ultimi due che si fanno notare per le intuizioni e le verticalizzazioni dell'ex napoletano. 14esimo, botta di Cortese all'incrocio dei pali, ma Facchin è in giornata super e deve in angolo. Al 17esimo arriva la doccia fredda da una punizione come un corner corto, arriva più in alto di tutto il difensore Blanchard che di testa insacca. La Paganese non ci sta e riparte a testa bassa, ci prova Lepore al 33esimo, vola ancora a deviare Facchin in angolo. Insuperabile Falchin al 34esimo, la botta questa volta è di Imparato, instancabile sulla corsia destra, respinge l'estremo pavese, Tortori però non riesce nel tap-in vincente. Al 36esimo parapiglia tra le panchine per i crampi di Tattini, non lesto ad uscire, e viene espulso Capuano. Al 40esimo il Marcello Torre può esplodere, ancora Cortese a tentare la via del gol, ma il suo tiro viene intercettato in mischia, il pallone schizza sulla traversa, sulla ribattuta, in dubbio fuorigioco, Tortori insacca, l'1-1 è il risultato finale, applausi scroscianti per la nuova Paganese di Capuano, anche se il penultimo posto dista 6 punti con la vittoria del Monza sulla spalla.